Ora parliamo di un appuntamento importante che si terrà domani insieme al nostro ospite in studio, il dottor Roberto Antonio Bianchi, medico di famiglia, direttore sanitario di Casa Salute, una clinica di terapia naturale e biologica vicino a Cremona, a Costa Sant'Abramo. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Dunque un appuntamento importante quello di domani, anche se oggi c'è stato un altro evento. Certo, sì, ci sono sempre eventi sull'educazione alla salute, sulla formazione, sulla crescita degli stili di vita salutari e naturali. Su cosa si basa principalmente la vostra attività? La nostra attività è un'attività di educazione, di prevenzione e anche di cura attraverso le tecniche naturali, quindi l'emoterapia, l'idrocolonterapia, i bagni di vapore, l'ossigenoterapia, tutte tecniche comunque non invasive che aiutano a migliorare lo stato di salute generale della persona e aiutano soprattutto a rinnovare la staminalità, cioè la capacità e la forza reattiva del nostro organismo nei confronti di qualsiasi attacco, sia virale ma anche di tipo metabolico, botte, artrosi, traumi, contusioni, tutto il campo anche dello sportivo e dell'artrosi. Per cui lavoriamo un po' a 360 gradi sulla salute con metodi naturali. E sulla persona? E personalizziamo, sì, molto, è molto indicato proprio lavorare sulla persona perché è la persona da curare. Quindi cerchiamo, oltre al protocollo, anche di proprio lavorare con visite individualizzate, check-up individualizzati, per riuscire a capire bene lo stato di malattia e di salute. Domani è un appuntamento importante anche a titolo e a livello personale. Domani è un appuntamento importante perché è il ventennale della nascita di questo sogno. È un vero e proprio sogno che si è verificato 20 anni fa, nel 2000, ed è stato proprio il sogno di costruire un mini ospedale della salute dove il paziente possa essere veramente al centro, anzi il cliente ospite, noi lo chiamiamo. E in questa maniera la persona viene responsabilizzata, migliora gli stili di vita, migliora l'alimentazione, l'attività sportiva quando necessaria, fa tutta una serie di percorsi attraverso anche la conoscenza e l'acquisizione a casa delle terapie naturali da fare che migliorano decisamente, dice l'OMS, di 5 anni di vita il nostro stato di salute. Natura è una delle parole chiave sia per il contatto sia per il modo con cui vengono affrontate le cose. Sì, natura è fondamentale perché è la nostra madre. La natura è la madre e quindi noi non possiamo salvarci anche nei confronti di queste ultime emergenze senza avere un contatto con la natura. La quercetina, per esempio, è una sostanza che aiuta proprio anti-Covid, presente nelle verdure verdi, nei frutti di bosco, in tantissimi elementi. Quindi più noi conosciamo gli strumenti anche scientifici che oggi la scienza ci offre per rinforzare la nostra salute e il nostro sistema immunitario in modo naturale, e più noi siamo sani, longevi, vitali e felici. È importante quindi cercare sempre di mantenere un equilibrio, possiamo definirlo così, del nostro stato, del nostro essere. Il nostro corpo è sempre in uno stato di equilibrio o di leggero disequilibrio, in tentativo di riequilibrio. Più noi ci manteniamo equilibrati, per esempio attraverso i bagni di vapore, il detox continuo, ormai lo facciamo da 20 anni, anzi anche di più, perché prima eravamo in città, e più noi riusciamo a rigenerarci. E anche nella medicina generale questo insegnamento sta passando, perché è proprio un'educazione allo stile di vita. L'OMS dice chiaramente che questa è la maniera più importante per mantenere una popolazione in salute. E questo noi ci teniamo tantissimo attraverso molti strumenti. E domani infatti facciamo questo incontro in cui vuole essere un momento di raccolta di tutti i produttori locali della provincia di Cremona nel campo biologico ed ecologico, per cercare di migliorare la qualità della nostra terra, che la nostra provincia è terra, non ha montagne, non ha laghi, non ha mari, però ha la terra. Più noi valorizziamo la terra e più abbiamo una ricchezza, anche attraverso i due boschi adiacenti a Casa Salute che stanno diventando un parco naturale per aiutare le persone ad abbracciare gli alberi, ad avvicinarsi alla natura, soprattutto i bambini che ne hanno molto bisogno. Ci sono degli orari particolari che vogliamo ricordare per domani eventualmente? Domani inizia alle 10 e finisce alle 20, l'ingresso è libero, chi vuole può prenotare anche dei piccoli spuntini che si possono aggiungere, e poi anche delle terapie, si possono fare varie cose, ci sono molti standisti, si può conoscere questa realtà e così, è un momento anche di convivialità e di abbraccio. Abbiamo aperto anche l'abbraccio come terapia di aiuto a tanti casi difficili,
ma anche il sostegno con tecniche che sono veramente efficaci, come l'ossigenoterapia, che aiuta a rigenerare dischi, menischi, la colonna vertebrale, tanti strumenti in più offerti per darci una garanzia di maggiore forza, di maggiore salute, perché la popolazione oggi ne ha veramente, veramente tanto bisogno. Grazie, noi nel fare i complimenti al dottor Bianchi lo ringraziamo, grazie dunque al dottor Roberto Antonio Bianchi, medico di famiglia e direttore sanitario di Casa Salute. Grazie per essere stato con noi.